Ciao a tutti, io sono Carolina e oggi sono la definizione del trash perché mi vedete completamente truccata, però con i capelli da lavare perché iniziano a fare un po' pietà e con questa fantastica maglietta super glamour dei Giochi della Gioventù 2012. Dunque, perché mi trovo qui con questa miss un po' poco ortodossa? Come avrete intuito dal titolo del video, è già passato un mese dall'introduzione del progetto smaltimento 6x Santa. E oggi, essendo primo settembre, ma voi vedete questo video dopo, è arrivato il momento di fare qualche aggiornamento. Non ci posso credere quanto sia scappato, volato via il mese di agosto. È stato proprio un mese, cioè non lo so, perché l'estate va via sempre troppo veloce, invece i mesi invernali sono più lenti. Comunque, elucubrazioni filosofiche a parte sul passare del tempo, iniziamo. Allora, prima di tutto mi tolgo dai piedi i prodotti finiti, che in questo caso è stato uno, solo questo odiatissimo spray volumizzante per capelli di... ho scoperto che questo brand si dice RNCO, che è una Minitalia che ho comprato su Beauty Bay tempo fa, Minitalia che mi è costata 21 euro per un prodotto che... questi capelli così appesi, a parte la genetica, ma insomma gran parte del loro aspetto non proprio stupendo è dovuto a questo prodotto che proprio è uno spray volumizzante, però non rende i capelli, non lascia i capelli morbidi, li rende stopposi, come se fossero avvolti da una pellicola che un po' infoltisce il fusto, però tempo un giorno da quando lo si applica, tutto si appende e diventa, fa effetto tendina, barra Maria Pentita. No, non mi piace, non ripeterò, ho proprio buttato nel gabinetto questi 21 euro e se mai vorrò riprovare uno spray volumizzante per capelli, ne vorrei provare uno bio, che quella poi sarà l'ultima spiaggia. Se manco quello bio funziona, ho proprio chiuso con questa categoria. Comunque, tanto per dimostrare che è veramente finito, se io lo scuoto non si sente più niente, anche se spruzzo fa una fatica, quindi è proprio finito, ciaone, saluti, a mai più. Poi prodotto numero 2, che è un altro di quelli che spero di togliermi dai piedi, ma non perché non mi piaccia, ma perché è anziano, che è l'acqua profumata del 2009, quindi l'acqua profumata di quando Obama era presidente degli Stati Uniti, quindi per dire quanto tempo è passato. Qui eravamo il mese scorso e qui siamo arrivati adesso. Sono convinta che questa nel mese di settembre ci saluterà e quindi nel prossimo aggiornamento sarà un altro finito. Ok, conclusa questa parte non make-up, passiamo al make-up. Il primo prodotto make-up che vi mostro è questo correttore cromatico di Becca che io adoro, ormai vi ho proprio rotto le palle con questo prodotto, quindi non ne esprimerò più lodi in suo onore, sappiate però che mi piace tantissimo. Il mio obiettivo era di finirlo, vi metterò qui una foto di com'era nell'introduzione e di com'è adesso. Devo dire che il buco si è espanso, non ho contato quante volte l'ho utilizzato perché spesso e volentieri lo uso, anche solo se devo andare un attimo a comprare il pane o la frutta, giusto per darmi un po' un tocco di luce in viso, mi piace tantissimo. Poi, un altro prodotto che vi faccio vedere è l'ombretto in crema viola di Wycon, che non è più in produzione. Il mio obiettivo era di usarlo 15 volte e l'ho usato solo una volta. Eccolo qui, l'ho usato come base per la Jackie Aina nel GRVM Caffè Letterario e niente, io confido di insomma distribuire gli altri 14 usi che devo concedere a questo prodotto nei prossimi 4 mesi, spero di farcela, anche se non è facile perché non sono abituata a vedermi truccata di viola. E ultimi due prodotti, questo sarà un video brevissimo, cioè la matita labbra di Colourpop che vi faccio vedere qui e vi faccio vedere anche nella misurazione che ho fatto sul quadernino, che è questa,
proprio virtualmente mai usata, l'ho usata solo 2 volte, ma perché non sto mettendo i ronzetti in sic, perché vuoi o non vuoi si incollano sempre sulla mascherina, quindi non so cosa farvi vedere di altro, perché questo è, con 2 utilizzi non che si possano fare i miracoli. Ultimo prodotto, e qui sono abbastanza fiera del risultato, però scusate che devo andare a controllare prima una cosa, ok. È l'illuminante di LA Girl nella tonalità 80 watt. Eccolo qui. Vi faccio vedere sempre qui, qui nella parte bianca del muro, la situazione del mese scorso. Eccolo qui. Con 7 utilizzi il buco si è abbastanza espanso. Sono a 7 su 30. Mi mancano 23 utilizzi in totale da distribuire in questi 4 mesi. Sicuramente non lo finirò, però sarà un prodotto che mi piacerebbe finire e mandare in pensione nel 2021, perché è stato il mio primo illuminante low cost e ormai è una formula datata. Vi avevo spiegato un po' meglio nell'intro cosa pensavo. Bene, io qui ho finito, mi sbrigo con i saluti perché stanno iniziando a trapanare da qualche parte qui e non vorrei deliziarvi le orecchie con questi suoni soavi. Spero vi sia piaciuto il video. Fatemi sapere come sta andando il vostro progetto smaltimento. E mi sono dimenticata di dire che il progetto è stato creato da Cookie Pants Elizabeth. Potete trovarla su Instagram. E se cliccate sull'hashtag 6xbySanta, sia su Instagram che su YouTube, potete seguire i progressi di tutti quelli che stanno partecipando a questo progetto smaltimento. Siamo in tante ragazze e donne che si stanno impegnando per mandare in pensione un po' di roba. Io scappo, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!